Bene, adesso vediamo un altri prodotti nuovi sviluppati di recente da River. Questo era già un prodotto di quest'anno, il mulino Mistral con bidone da 50 litri. Accanto a questo abbiamo altri due, diciamo, alternative, altri due sviluppi. Il mulino con treppiede e sacco per il riempimento, e invece quell'altro è il bidone da 20 litri in metallo. Esatto, questo qui ha il bidone da 50 litri in plastica, questo ha un bidone più piccolo da 20 litri in metallo. Ecco, diciamo che i motori qua dentro sono i medesimi, cambia solo la tipologia di raccolta del mangime. Qui avremo, per chi ha necessità di grosse quantità di mangime e di sfarinati e di prodotto, questo invece è un prodotto un po' più leggero, meno quantità, eccetera. Qui invece per chi vuole proprio o usare il sacco o usare una sua bacinella o qualsiasi altro recipiente, può essere facilmente messa qua sotto e il prodotto va a finire dentro al recipiente che più aggrada all'allevatore. Peculiarità di questi prodotti è che tutti e tre i prodotti hanno la sicurezza, nel senso che quando io vado ad aprire il vaglio dove dentro c'è appunto il meccanismo che serve per sminuzzare il mangime e le granaglie, il mulino si blocca per impedire che le persone si facciano male alle mani. Possiamo anche eventualmente andare a vedere nel dettaglio. Come vediamo, le rifiniture sono molto di qualità, il vaglio è di qualità, in metallo. E andando a svitare questo bullone che tiene poi il vaglio, io vado a inibire un micro switch che va a fermare tutto il martelletto che gira qui. Quindi è una sicurezza per poter avere la certificazione CE. A corredo del mulino, il mulino è corredato poi di tre vagli supplementari con varie grandezze di foro, proprio per scegliersi la grossezza del mangime di cui uno più ha bisogno. Ecco, questo, diciamo, tutti e tre i mulini hanno le stesse caratteristiche tecniche, le stesse sicurezze.